Ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come potete vedere, siamo qui su una mappa dei 30 giochi per morire. Allora, sì, questa è ispirata all'altra mappa di 11 modi per morire, creata da Z49. Può essere molto semplice. Ok, dice di portare qualunque bug e bisogna riscaricare la mappa per resettarla, e non si può giocare, cioè si può giocare solo in single player. Quindi, detto questo, però io la testa di scheletro. Voglio mettere, no, non la rimetto. Ok, perfetto. Allora direi di cliccare sul punto. Ok, piccone. Ok, direi semplicemente di fare una cosa del genere. Ok, quanto pare le scale, non è vero, le scale non le posso piazzare sul vetro. Mentre i blocchi sì, a quanto pare. Quindi posso fare semplicemente una cosa del genere se riesco. Ok, sono arrivato a livello massimo. Quindi l'unica cosa che posso fare è appunto è salire ogni volta qui e buttarmi di sotto. Tanto piano piano comincerò a prendere danno. Diciamo, a volte i livelli sono appena appena lunghi, diciamo, per non tanto per la difficoltà, ma più che altro per il tempo che ci si mette a prendere danno. Se avessi fatto diciamo, queste sale appena appena più grandi, ne so, di quel blocco in più, saremmo morti praticamente subito. Ok, c'è il tolto. Ok. Ah, quindi semplicemente in questo caso soffocando. Non mi sembra un livello assai difficile. E diciamo l'unica cosa che ho detto non è che sono difficili come livelli, più che altro perché sono lenti. Infatti ora abbiamo appena finito la respirazione, quindi prenderò danni, mentre però il danno da soffocamento d'acqua è un po' più veloce rispetto a quello della caduta del livello precedente. Qui c'è semplicemente lava. Ok, ah, ok, quindi devo buttarmi sostanzialmente e ogni volta che prendo una di quelle pedane torno su. No. Ok. Questo è più difficile del previsto. Allora, devo prima capire il punto preciso. Tu ti togli per buttarmi. Sembrerebbe questo. Sì. No, sono tornato su. Ok, a quanto pare ho capito più o meno dove devo buttarmi. No? È sempre alla fine l'altezza è quella, però questo è molto, cioè questo livello è bello ma allo stesso tempo difficile.
se non becchi il punto preciso, non riesci a, cioè, nel senso, colpisci la pedana e torni su, perché questi, quelli sono tutti command block. Quindi piano la pedana. Sì, ok, ce l'ho fatta. Meno male. Ok, antigravità. Questo non ne ho idea. Cioè, ah, ok. Diciamo è più o meno la stessa cosa di prima. Solo con la differenza è questo mi fa. È una pozione che mi fa andare di sopra. Allora, diciamo che posso piazzare il dispenser qui con le frecce dentro. Ogni volta attivo il segnale di redstone, mi si cioè mi ammazzo. Potrei semplicemente fare il circuito, ma in questo modo riesco a spero di essere quanto più rapido possibile, però alla fine sono morto uguale. Ah, questo è carino. Quindi semplicemente come quello della lava, però in questo caso sfruttiamo semplicemente il fuoco. Poi è carina sta cosa, possiamo vedere vari livelli da una parte e dall'altra. Allora, io mi ci fondo proprio qua sotto così. Mi fa vedere quello che è esploso? O parte qui, mi fa vedere altri livelli. No, quello è il 9. Il 7 dovrebbe stare qua. In teoria sì, ecco. No, non saprei. Però nel dubbio andiamo avanti. Quindi piazziamo Anvil. Che comunque anche semplicemente aumentando. Sono in tolto dal focus, ok. Che anche semplicemente mettendola di un blocco di differenza più alto mi fa molto più danno rispetto a metterla anche un solo blocco più in basso. Allora, l'unica cosa che mi viene da pensare, da fare, è questa qui. Ah, ok. Ok, sopra non si possono mettere così vicino al letto, quindi probabilmente dovrò metterli qui. Sperando che. Ah! Devo solamente buttare il vuoto? A quanto pare sì. Ok, allora 10 Nether, tu sei. Ok, l'aiuto. Ok, immagino il perché abbia dato il piccone con efficiency 5. Ok, ah, ok, quindi posso mettere pure i blocchi angolari. Ok. Spero che comunque anche il Nether l'abbia modificato, diciamo, affinché sia efficiente il livello. Comunque questa mappa dovrebbe essere in teoria anche abbastanza veloce, sempre se
il gioco decida di caricare il Nether. Ok, ci siamo quasi. Ok, fa resistance addirittura. Quindi non mi posso dare fuoco. E il mondo non viene caricato. Ah, ecco, ce l'abbiamo fatto. Quindi avendo fire resistance. Esattamente. Lo stesso immagino che valga se mi infilo dentro la lava, esatto. Quindi l'unica cosa che mi può venire in mente. Intanto la prima di buttarmi. No, non all'interno della lava. Ottimo. Diciamo che la mia idea era non di buttarmi nella lava, ma prendere danno da caduta. Se riesco a salire qui. Ok, sono riuscito a risalire. Ottimo. Ma sto fuoco quanto dura che mi dà leggermente fastidio. Allora, ecco, ce l'abbiamo fatta. Ma sto, eh sì, sto però. Ok, quanto pare questo Nether è appena appena buggato. Quindi non so, veramente non so cosa fare. Allora, intanto controllo, cioè riverifico dove sta il mio amato portale. Tanto dovremmo stare sempre là, qua in zona. Non vorrei che fosse proprio là sopra. No, non da qui. Intanto però la cosa positiva è che la fame sta finendo e siamo in hard. Quindi. Ok, dubbio che sia qua solo, però. Ok, meglio controllare. Sì, in effetti non c'era questa pozza di lava, quindi. No. La pozza di lava sta lì là, quindi. Quanto pare non prendo neanche danno da caduta. Ok, finita. Quasi finita pure la fame. Allora. No, sicuro il portale qua non può stare. Sicuro che qua. Allora, io mi sono semplicemente buttato. Comunque questo giro però, a quanto pare, danni da cattura non ne ho prese. L'unica cosa che posso provare a fare, visto che oramai il portale non lo trovo più.
e suicidarmi. Ah, ok. Vediamo se in quest'altro modo. Ok. In teoria dovrebbe portarmi a livello 11, appunto. E sinceramente non ho capito in che modo mi ha voluto. Cioè in che modo dovevo uccidermi lì nel Nether, visto che non prendevo nessun tipo di danno. Ok, ora abbiamo le nostre amate per, cioè Ender Eye, quindi ci teletrasporta all'interno del land in teoria, anche se devo mettere che è appena appena un po' buggata la mappa, però ok. Anche se devo mettere comunque un piccone di, diciamo, di diamanti, perlomeno ce lo voleva dare. Ah, ci ho dato resistenza, a quanto pare pure un'ottima visione. Io, per non saperne leggere né scrivere, direi che mi vado a buttare di sotto, molto molto semplicemente. Sì, è vero, potrei semplicemente farmi uccidere al drago, però in questo modo ci metto molto molto meno tempo. Ok, livello 12, ma non si può stare al giorno. Ok, devo fare proprio piano. Ok, allora più piano faccio. E più danno riesco a prendere a quanto pare. Ok, a quanto pare ho capito il modo per farmi, diciamo, per uccidermi, però ripeto sempre lo stesso problema, ci si mette mezz'ora. Ok, alla fine ce l'abbiamo fatta. Fame. Ah, ok. Ok, direi di prendermele tutte. Ah, ok, ci ho messo praticamente un attimo a farmi venire fame. Io continuo a correre, ok. Cioè a correre quel poco di corsa che uno potrà mai avere. Però pure questa, diciamo che è un metodo abbastanza lento per farsi fuori. Ma se io bevo, no? Cioè, nel senso, se io le bevo tutte, dovrebbe dare più fame in teoria? Anche se non capisco il perché me ne abbia date 9, visto che ne bastava una sola. Sì, in effetti sì. A quanto pare ne bastava una sola. Io continuo comunque a camminare, perché a quanto pare in teoria camminando, saltellando, testo se non sono più velocemente la fame, quindi in teoria dovrei riuscire a perdere più velocemente. Ok, tanto questo è livello 13 e questo blocco lo voleva mettere, voleva finire di fare l'1. Ok, enderpearl. Ok, pozioni. E
secondo me non è né acqua, perché se fosse stata acqua subito ok, questa è la lentezza, quindi sono varie, dunque debolezza, lentezza, questo della fame, ok, quindi devo provarle tutte finché non trovavo, non avrei trovato quella giusta. Ok, sabbia, questo mi piace. Quindi è simile a quello dell'acqua, però rispetto a quello dell'acqua è molto molto più veloce. Ok, a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Sì, perfetto. Cosa fare? Ah, ok. Ah. No, non mi dire che... Allora. Io intanto vado su internet. Dai, l'acqua, vero? Ok. Ah, ok, il bicchiere ce l'ho. Allora, tanto sto controllando la scheda distillazione. Sì, ok, se me la apre. Allora, non voglio quella del salto in velocità, lentezza. Cura, una pozione del danno, che è quella che mi serve, quindi l'ampolla d'acqua sicuro devo inserire la ok, la verruga del Nether. Ok, in questo modo ho la possibilità. Allora, direi di fare prima di tutto la pozione dell'avvelenamento, quindi in questo modo, perché facendo la pozione dell'avvelenamento tanto prendo un modo costante danno, in questo modo ricomincio a fare l'altra pozione, cioè nel senso posso fare con la fetta d'anguria quella di cura che no, questa è della lentezza. Dicevo, posso fare la pozione della cura e trasformarla in pozione del danno, però tanto queste tre me le bevo per guadagnare tempo. Allora, sono... Ok, strana. Questo in teoria dovrebbe essere cura. Ah, ecco perché era prima occhio di ragno. Ok, quindi devo fare danno. Mi dà solamente occhio di ragno fermentato, quindi... Visibilità, maestro... Calura lenta, debolezza. Ok, a quanto pare quella del danno è l'unica che... No, però mi serve tutto qui ora. Diciamo tutta questa fatica per delle semplici pozioni, però... Dai, ci siamo quasi. Tu cosa mi dai? Ok, instant damage. Ok, era quello che volevo. E cosa gli devo dare? Ok, la verruca per fare le interruzioni strane. Ok, tre non mi bastavano, però.
Per fortuna che non mi si è a rifare subito, è solo il nuovo in autofocus, cioè fuori fuoco. Ok, non so cosa gli prenda ogni tanto la videocamera, però. Ok, intanto volevo pure mettermi a correre, così da poter guadagnare appena appena un po', cioè togliermi un po' di fame, almeno quei cuori che ho recuperato non recuperarli. Diciamo che le pozioni, ok, facciamo prima a fare così. Ok, ci sto. Ok, allora mi riavvicino e faccio prima. Sono, diciamo, più che altro sono lenti da preparare. Allora, sopra. Tu cosa sei? Un pianto di redstone. Ah, ottimo. Nuova esplosione, quindi esplosioni su esplosioni, quindi allora sì, questa mi piace come idea. Allora, l'unica cosa, devo trovare il punto di inizio, che è questa, questo qui. Nel dubbio ne prendo tutte, perché forse ho capito il trucco. Devi andare lì. Sì. No. Ok, teoria ci sto. Ok, sono riuscito a entrare. Ok, ce l'ho fatta. Addio maiale, pure tu. Allora, sei morto. Però diciamo che perché se selle. Allora, non so il motivo delle selle. Però cioè, nel senso, dicevo, non so il motivo delle selle. Però forse qualcosa di più semplice potrei fare. Esattamente. Ah, qualcosa sta per accadere. Questo è il 23. Ho detto, ogni tanto capita di capire queste cose, però io non sapere né leggere né scrivere. Mi piazzo proprio sopra ai cactus. Ok, questo era il 20, questo ok, il 25 autokill. Ah, ok, quindi 26. Io ho il dubbio. Ah, eccolo. Ah, quindi il disco semplicemente ti uccide.
E quindi ci si suicida dentro il fuoco. Ottimo. Tanto chiudo la scheda delle pozioni, tanto non mi servono. Ok. Ah, un forte premio mi dà. Ok, io diciamo che ne spawno tanti di lupi, così ci si mette molto molto meno tempo. Ok, basta ne attacco uno e subito, come vedete, mi fanno fuori. Ah, coprirello 28. Questo mi piace, mi piace. Quindi diciamo che il ragionamento è lo stesso. Cambio solamente il mob. Ok, direi che tranquillamente stiamo a più di uno stack di pigmen, però ci siamo. Cosa cade durante... Ah, ho capito. Comunque, forme, ok, qui dove sto? Ah, ho praticamente finito. A quanto pare sì. Allora, quindi possiamo vedere tranquillamente il mondo. Quindi innanzitutto siamo... Allora, vediamo, io stavo qui. Qui questi sono hopper. Quello è quello dei cactus, questo è quello della caduta. Qui non so che... Ok, non ci posso andare. Quanto pare no. Ok, ho pure questo dell'esplosione. Quindi devo ammettere, questi sono gli alieni molto molto carini. Perché comunque spawnando qui. Ok, sì, il trucco era lo stesso che avevo pensato. Questo cactus sulla sabbia, comunque devo ammettere che è un gioco molto molto, cioè una mappa molto molto ben fatta. Ok, sì, sono command block. E non riesco a, cioè non riesco a fare il livello nonostante scendendo piano piano. Ok. Ok, sì, comunque sotto ci sono altri command block, quindi... Allora... No, non da qui, ma salendo normalmente. Ok, questa era la schermata, diciamo, la parte iniziale. No, non F3 ma F1. Ok. Allora ragazzuoli, anzi, volendo, tanto faccio pure un paio di screen, ok? Ok, allora ragazzi, direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando di mettere un bel... mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.